Il sud dell'Egitto è, a mio parere, una delle zone più affascinanti, ma allo stesso tempo meno visitate della nazione, in quanto, se non grazie al treno, non è facilmente raggiungibile. Ed oggi questo video vi porterò proprio lì, ad esplorarla dalla testa ai piedi, ammirando le sue bellezze e scavando nella loro storia. Signori, buongiorno e benvenuti nel sesto episodio del Real Egypt Trip. Oggi, come vi ho appena detto, saremo ad Aswan, una città fatta stranissima, ma davvero enorme ed affascinante, che la sua provincia si estende fino al confine con il Sudan. Non vi spoilerò troppo, mettetevi comodi, non vi rubo troppo tempo, perché un altro video immersivo e questa volta super esotico sta per iniziare. Buona visione. Signori, buongiorno dalla stazione di Luxor. Figa, è da un'ora che aspettiamo il treno, è un'ora in ritardo che ci deve portare ad Aswan. Speriamo bene perché ne sono passati altri due prima. La gente qua mi fa next, 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 un par di coglioni. 3 hours later. Siamo arrivati finalmente dopo 3 ore di treno, mamma mia che era 2 ore in ritardo, ad Aswan, la città più esotica di tutto quanto l'Egitto, perché è fatta dalla sponda sinistra e sponda destra del fiume Nilo e in mezzo ci sono un sacco di isole. Noi infatti andremo ad alloggiare nella isola principale, la più grande, l'isola Elefantina. Per prendere il traghetto per andare all'isola Elefantina andate dopo la rotonda che trovate, non subito a destra della rotonda perché quello è quello privato e costa di più. Qui invece dalle 6 di mattina fino a mezzanotte costa 10 pound per persona. Qua il presentimento è che la strada non ci sia, qua è tutta quanta terra e distruzione per terra, ma le case sono molto particolari, molto colorate, molto local. Esotico questo posto, ve l'avevo detto. Guardate che Dime Fabio vi porta dentro il vero Egitto, non soltanto il bello che c'è da vedere. Questo è il bello, questo è la realtà, questo è local. Maps qui è molto scombussolato, va completamente in tilt, non si capisce nulla, dovete andare a sentimento. Guarda qua il nostro hotel, cosa ne pensate? 10 euro a notte. A parte la ruralità di questo posto, sembra, ma la camera è abbastanza colorata, mi piacciono tutti questi colori qua. C'è il bagno comune con altra gente, ma credo che essendoci 4 camere non ci sia tanta altra gente qui. Guardate, abbiamo la cucina, abbiamo tutto il necessario, quasi dai. Ara, qua la terrazza non è per nulla male, guarda che roba. Abbiamo la griglia per fare gli ossetti come in Sagra Saonara. Guarda che razza di posti, mi sembra di essere dentro una savana qua, proprio selvaggia questa isola Elefantina. Ciao ragazze, ciao. Ciao. Qui non c'è una mosca che vola, anzi ci sono quasi solo mosche. Abbiamo trovato un sacco di bambine, più che bambini, che corrono in bicicletta e giocano tra di loro. Qui i bambini vanno proprio in giro da soli, senza nessuno che li accompagna. Cioè, questa è casa loro. Loro crescono, che sono già grandi, sanno andare in giro in autonomia. Se venite per di qua è obbligatorio lo spray per le zanzare, perché è pieno. Si dice anche che le zanzare del Nilo possono causare qualche malattia particolare. La famosa zanzara del Nilo dice che ti fa perdere la memoria, questo e quello. Potrebbero essere solo leggende. Comunque, in ogni caso, anche se fossero zanzare normali, che vi ricordo è l'animale che causa più morti all'anno, portatevi assolutamente lo spray per le zanzare e spruzzatevelo sempre. Ciao amorino, ciao. 2 hours later. Welcome. Mi sento leggermente meglio, ma welcome. No, hey, hello, sorry, I'm so tired. Why? I'm making a video for my YouTube channel. Ah, una curiosità su questo posto. Allora, non pensate che nel mondo musulmano non esistino droghe, alcol, eccetera, perché abbiamo trovato tantissimi posti dove vendono birra, alcol che è presente nel menù, cose un po' più losche, diciamo. Qui questo qua mi ha appena offerto hashish e marijuana. Io non ho parole, proprio così esplicitamente davanti a tutti. Non chiedete indicazioni a nessuno, perché veramente dovete arrangiarvi da soli, perché anche per un'indicazione vi assillano e vi chiedono soldi. In particolare, non da poco, è che nel traghetto le donne devono montare da una parte diversa. Adesso non posso inquadrarvi, ma comunque c'è 3/4 del traghetto fatto per tutti gli uomini e 1/4 fatto per solo donne. Infatti prima, noi non sapendo di questa cosa, ci siamo seduti in un posto qualunque ed eravamo nella parte delle donne. E mamma mia come si sono incazzati per mandarci via. Oh, 2 days later. Signori, buongiorno, oggi ancora a Aswan, oggi finalmente andiamo nel punto, nella meta in cui è da 3 giorni che siamo qua che voglio andare, ovvero l'isola Tempio di File, e molto probabilmente nel pomeriggio dopo pranzo passeremo per la diga di Aswan, una delle più grandi dighe del mondo. Qualche giorno fa ci è venuta una curiosità di chiedere ai local se nel Nilo sono presenti tuttora dei coccodrilli. Il coccodrillo infatti fin dall'antichità, fin dai tempi dell'antico Egitto, era un animale molto importante per gli egiziani, addirittura uno dei loro
loro dei era proprio un coccodrillo. Però giusto per farvi capire che il coccodrillo è stato un animale molto importante e venerato, infatti tuttora è un animale protetto. Prendete come punto di riferimento la diga e dalla diga verso nord dell'Egitto fino ad Alessandria non ci sono coccodrilli, infatti è stata chiusa proprio per questo motivo, perché comunque è un animale protetto ed è sempre stato venerato, però non si discute che non sia pericoloso. E quindi dalla diga verso il sud dell'Egitto e continuando per tutto quanto il Nilo, lì ci sono i coccodrilli invece. È 1000x rispetto a quello del Cairo, che era tutto stretto, pieno di gente. Questo è più spazioso, è più colorato, è più pulito, tenuto meglio. Abbiamo trovato Mohamed dentro al souk, che si sta iscrivendo al canale. Proprio lui è venuto da me. YouTube, yes. Thank you, have a nice day, Mohamed. Vai. Shawarmino? Shawarmino grande così, 30, quindi 1 euro. Shawarmino? Alla fine il piccolo shawarmino da 1 euro l'ho preso anche io, in realtà meno di 1 euro. Adesso invece siamo a mangiare un kosheri, small kosheri, 25 pound vuol dire 80 centesimi circa. Ario! One hour later. Morning Drive, solita app che raccomando a tutti. Abbiamo pagato meno di 1 euro a testa per farci portare dentro qui, dentro al bazar, dove qui si prende il traghetto, la barca, per andare all'isola di File. Ahi! Ahi, 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 ahi! Italy! Sì, YouTube! Non so cosa sia questo panorama che costa 140 sterline, ma bisogna prendere questo, 300 sterline, ovvero neanche 10 euro per entrare all'isola Tempio di File. Le barche volevano farci pagare molto di più di quanto aveva detto la polizia, abbiamo contrattato e siamo saliti nella barca peggiore, però pare proprio una barca a remi questa. Guardate tutte quante altre barche, la nostra è la peggiore, vabbè dai, però almeno ci ha portato fino a qua. L'isola di File fin dall'antichità è stato un luogo importantissimo per tutti quanti gli egiziani. Si ritiene che era uno dei luoghi di sepoltura di Osiride e quest'isola era sacra per gli egizi e anche per i nubiani. Nell'arco di circa 3 secoli nell'isola sorsero alcuni templi e si andarono a affiancare al tempio di Iside, dedicato a Horus e a Bator, tanto che nel secondo secolo avanti Cristo resero File uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio dell'antico Egitto, così che i sacerdoti dovettero chiedere l'intervento del sovrano Tolomeo VIII affinché ponesse un freno alla situazione. I templi infatti furono chiusi nel VI secolo per volere dell'imperatore bizantino Giustiniano I, gli ultimi templi pagani ancora esistenti nel mondo mediterraneo. Alcune delle strutture furono usate come luogo di culto cristiano fino alla loro definitiva chiusura in seguito all'invasione araba nel VII secolo. Nel 1979 i templi di File sono stati inseriti nell'elenco dei patrimoni dell'umanità ed il suo nome in lingua egiziana era l'Isola del Tempio. Più grande, più tenuta bene, più ancora intatta e rappresentativa di quest'isola è il tempio di Iside o Isis, si può dire in entrambi i modi, appunto perché quest'isola era nata grazie appunto al tempio di Iside. Dopo sono stati aggiunti il tempio di Hathor, il tempio di Horus e altri templi dedicati ad altre divinità. Guarda che basso rilievo di Hathor, quanto è potente! In tutte le colonne infatti sono presenti i graffiti di Hathor, dea della danza, del cielo, della gioia e dell'amore, che era figurata sempre con in testa questa specie di corna con il sole in mezzo. Mentre Iside invece era la dea della magia, della maternità e della fertilità. Era figurato oltretutto quasi ovunque, come in tutte quante le tombe, il dio Osiride, padre di Horus. Osiride infatti era il dio della morte e dell'immortalità, mentre Horus, rappresentato con il volto di un falco, era il dio della guerra e della caccia. Altra curiosità, in tutti i templi era figurata Sekhmet, la dea leonessa, che veniva appunto raffigurata per dei rituali per allontanare la sua ira da tutto quanto l'Egitto. Guardate che figata, venivano disegnati addirittura già i cuochi all'epoca. Guarda che robe, disegnava sempre solite robe, ma è assurdo quanto è perfetto ogni disegno uguale all'altro. Colini questi gattini! Ciao, amori!
Questo tempio fu posseduto, se si dice così, conquistato, anzi visualizzato, boh, non so come si dice, anche dai greci. Infatti è pieno di scritture nei muri che non sono egiziane, sono in greco. Oltretutto qui, oltre ai greci, sono arrivati anche i romani. Ora qua avvolpato. Ah, questo tenuto bene è il chiosco di Traiano, primo imperatore romano appunto. È strano vedere come in questa parete i geroglifici non esistono, ma non capisco se in realtà una volta c'erano, perché esattamente dell'altra parete invece è pieno di geroglifici. In quanto questo chiosco è stato dedicato all'imperatore romano Traiano, non capisco se è giusto o non sia giusto che siano presenti per metà dei geroglifici. Poi lì ci sono i geroglifici e qui c'è sta roba qua scritta in caratteri assurdi, se pensiamo che erano di quell'epoca. E qua faceva messa invece, guarda, questa era una chiesa all'aperto e qua si dirigeva alla messa. Una situazione alquanto strana questa. Siamo in una stanza dove tutti stanno tenendo la mano su qualcosa, dove c'è la chiave della vita raffigurata e tutti stanno piangendo. Boh, aspettiamo che escano, andiamo a vedere dentro noi che cos'è. Se l'ha portata via penso che fosse loro. Boh, non lo so, stranissima sta cosa. Questa comunque è la zona del santuario e queste tre stanze, quella a destra, la sinistra e la centrale dove le donne piangono, sono tenute da Dio, sono tenute tutte quante benissimo qui. In poche parole, quelli stavano facendo una preghiera e abbiamo chiesto, stavano piangendo perché era un rituale particolare, perché questo è uno dei posti più antichi dell'Egitto. Molto ambigua come cosa questa, non si è capito tanto bene il perché. Ragazzi, stavamo andando a vedere la diga di Aswan, una delle più grandi del mondo, ma non ho idea dove siamo capitati. Siamo davanti a questo edificio gigante che abbiamo dovuto pagare 3 euro l'entrata. E dovrebbe essere un monumento che simboleggia l'amicizia tra l'Unione Sovietica e gli egiziani. No, da qui non si può vedere la diga perché bisogna avere un altro biglietto. Vabbè, ci abbiamo provato. Sì, comunque questa parte qua della diga è fatta malissimo, non si capisce niente. 100 pound pagati per vedere questo. Sì, è una delle dighe più grandi del mondo, lunga più di 3,5 km, ma qua si vede poco niente. È pieno di soldati in giro. Mi sa che se andiamo avanti a piedi senza taxi, perché è obbligatorio avere il taxi, ci sparano qua. Andiamo a prenderci da mangiare, torniamo a casa, che domani ci aspetta una super avventura ad Abu Simbel. The following day. Signori, buongiorno, sono le 3 di mattina. Ci siamo svegliati alle 2. Stiamo andando a prendere il traghetto che ci porta nella città di Aswan di Lassiti. Che pesante sta roba, perché abbiamo la navetta di 4 ore che ci porterà ad Abu Simbel. È un po' freschetto, ci sono 22 gradi rispetto al giorno che ce ne sono 36, e oggi ci prospetta una giornata non così tanto calda. Il traghetto da mezzanotte fino alle 6 di mattina costa 50 pound invece di 10. Vabbè, è un po' più expensive, però vabbè, è comunque sempre poco. Dobbiamo per forza andare nell'altra sponda. Questo è il pullman che ci porterà ad Abu Simbel. Siamo ad Abu Simbel finalmente dopo 3 ore e qualcosa di bus. Sì, allora è stato un viaggio particolarmente particolare, perché continuava la strada, non ho idea se era liscia, ma il pullman so che non era liscio. Ho un bel mal di pancia perché ma finalmente siamo ad Abu Simbel. Questo tempio fu fortemente voluto e costruito da Ramses II, il faraone più famoso e si dice anche il più cattivo di tutto l'antico Egitto, per celebrare la sua vittoria contro gli Hittiti nella battaglia di Kadesh nel 1274 a.C. Abu Simbel fu progettato appunto dal faraone anche per essere una testimonianza del suo potere, che non doveva mai essere intaccato nel tempo. Ecco perché le sue imponenti statue e il tempio stesso sono stati costruiti in pietra solida. Ramses II infatti non voleva che il suo tempio potesse essere distrutto dai futuri re e voleva rendere eterna la sua posizione di vero dio. Questa è anche una delle ragioni per cui i templi a lui e alla regina Nefertari furono collocati così lontano, a 280 km a sud di Aswan.
Aswan, quasi vicino al confine con il Sudan. Ed infatti il tempio rimase davvero intatto, anche se negli anni è stato ricoperto dalla sabbia, per essere poi riscoperto nel 1813 dallo stesso archeologo svizzero che scoprì Petra. E perché si chiama Abu Simbel però questo tempio? Proprio perché il ragazzo che portava con lui alle esplorazioni si chiamava appunto Abu Simbel. Il tempio è alto 30 metri, è largo 35 e ci sono 4 statue appunto del faraone Ramses II, alte 20 metri. E indossano tutte e 4 la tipica corona che rappresenta l'Alto e il Basso Egitto. Che si chiama Pshkent. Ai lati ci sono 2 statue più piccole che rappresentano uno sua mamma e dall'altra la regina Nefertari. Mentre in mezzo alle gambe troviamo delle piccole statuette che rappresentano alcuni dei loro numerosissimi figli. Appena si entra andando verso la grande sala centrale ci sono 8 statue di Osiride con il volto di Ramses II. Gli Osiride a destra hanno la corona che rappresentano l'Alto e il Basso Egitto, mentre gli Osiride a sinistra solo quella dell'Alto Egitto. Tutto il soffitto invece rappresenta dei grossi falchi. Mentre tutti i geroglifici che troviamo ai muri del grande tempio ricordano tutte quante le più grandi storie del faraone. All'interno del tempio ci sono tantissime porte che ti mandano a tantissime stanze, dove in queste stanze sono sempre raffigurati tantissimi geroglifici che rappresentano tante di quelle storie del faraone Ramses II. Esploratore Nick Martin direttamente da Casone. Ho fatto festival in posti più rudimentali di questo. Anche qua cosa vista e rivista. Diciamo che siamo verso la fine del nostro viaggio in Egitto, ma non è ancora finito, mancano ancora diversi giorni per un'altra tappa. Con tutti i geroglifici e le cose che abbiamo imparato in questi giorni, ora tutto quello che vediamo ci è molto più chiaro. Questo che ci troviamo davanti invece alla fine del tempio in fondo è il santuario. E questa piccola stanza contiene 4 statue sedute di Ramses II divinizzato, Ptah, Amon-Ra e Ra-Harakhti. 2 volte l'anno, il 22 febbraio e il 22 ottobre, i primi raggi del sole penetrano in questa stanza. L'intero complesso ha lo scopo di venerare Ramses II e di affermare la sua posizione come qualcosa di diverso dall'uomo, e ci riesce benissimo, anche dopo 3000 anni la sua costruzione ci riesce. Una curiosità non da poco, importantissima, riguardante la diga di Aswan che abbiamo intravisto ieri, è stata costruita anche e soprattutto per eliminare il pericolo delle inondazioni e della siccità nel sud dell'Egitto. Grazie alla creazione di questa diga si creò artificialmente il lago Nasser, che negli anni spazzò via completamente Abu Simbel. Così nel 1964 successe una cosa incredibile, fuori dal normale. Il governo egiziano insieme all'UNESCO ha dato via a un'incredibile operazione, ovvero lo spostamento di Abu Simbel, salvandolo dall'acqua del Nilo, spostandolo 65 metri più in alto e 200 metri più indietro rispetto alla posizione originale. Non chiedetemi come lo abbiano fatto, ma so che lo hanno fatto, non riesco nemmeno ad immaginarmi come. Il complesso di Abu Simbel è costituito da 2 templi. Il primo è il grande tempio, dedicato al grande faraone Ramses II. Il tempio di fianco, invece, è il tempio che ha fatto costruire Ramses II per la sua moglie più amata, ovvero la regina Nefertari. Questo tempio è anche detto il tempio minore o il piccolo tempio. E sulla facciata di questo tempio sono rappresentate 6 statue, che 4 rappresentano Ramses II e 2 la moglie Nefertari. Anche se in realtà la statua di Ramses sul lato destro è completamente diversa dalle altre sue statue, non capisco perché, però è Ramses. Una particolarità stranissima è che paradossalmente però hanno la stessa altezza sia la moglie sia il faraone, quando in realtà non era per niente così. Nefertari è rappresentata con Hathor, la dea con le corna da vacca e con il sole in mezzo. Mentre ai lati di ogni statua sono presenti 2 figure più piccole che rappresentano il principe e la principessa. Questa è la sala ipostila o ipostila o non so come si dice del tempio di Nefertari, che è molto simile a quella di Ramses, solo che è più piccola ovviamente. Non ci sono le statue di Osiride, ma c'è la faccia di Nefertari o di una donna, ma penso sia lei, su tutte quante le colonne. Qua non ci sono stanze laterali a differenza di quella di Ramses. Sì, ce ne sono 2 laterali e una centrale che sono chiuse. Qui nel tempio più piccolo le rappresentazioni con i geroglifici sono molto meno rispetto al tempio di Ramses. Anche il tetto è abbastanza andato rispetto all'altro. Qua vuol dire che comunque il Ramses era molto più importante rispetto a sua moglie, una delle tante mogli, Nefertari. Guarda questi alto rilievi, anche se non si dice così, la perfezione non si può toccare, mi raccomando. Basta toccare quell'oca. Morbida. Ci sta, fatta bene. Ma Abu Simbel è trap.
Sì. Ragazzi, siamo stati qua soltanto 2 ore perché siamo con l'escursione, ovviamente senza guida perché io le guide le odio. Venite presto perché c'è il disastro qua, c'è un sacco di gente, non si riesce più ad entrare. Venite presto perché ne vale la pena venire presto, anche perché se venite presto riuscite a fare tutto presto. E ci vediamo presto, au! Secondo i miei gusti, Abu Simbel è stata la cosa più maestosa e allo stesso tempo più bella che ho visto in tutto il mio viaggio. La mia preferita, direi. Oltretutto, essendo sopra questa collinetta e circondata dal lago Nasser, la rende ancora più affascinante e speciale. E a voi finora qual è stato il monumento che vi ha impressionato e piaciuto di più di tutto l'Egitto? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, così avremo modo tutti quanti di confrontarci. Noi ci vediamo martedì prossimo con l'ultimo episodio di questa serie, in cui saremo finalmente sul Mar Rosso ad immergerci in una delle acque delle spiagge più belle di tutto il paese. Like e iscrizione se non l'avete ancora fatto, Instagram e gli altri social per stalkerarmi ovunque vado. A settimana prossima, baci, abbracci e spuaci. Ciao!